Buon salve a tutti e benvenuti in questa nuova live. Scusatemi per il problema tecnico, però se volete un po' di sano intrattenimento, se volete fare i beta tester, per esempio, di qualcosa, vi consiglio vivamente Streamlabs, perché è uno di quei programmi che quando decide di non funzionare, non è di quella tipologia di cose che smette di funzionare. E basta, no, ti dà prima un problema, poi un altro, poi un altro, poi un altro. È da circa 40 minuti che sto cercando di metterci sulle mani. Comunque, iniziamo oggi questa serie con il volo VFR, cioè sul volo VFR, e oggi facciamo ovviamente un'introduzione. In merito a questa serie, vi dico già che naturalmente partiremo dalle basi e sarà, diciamo, essenziale seguire secondo l'ordine delle dirette, tutte le dirette saranno sempre di giorno, almeno nella fase, nella parte iniziale del VFR, poi faremo anche VFR notturno. Però, ecco, non useremo l'orario reale, quindi saranno sempre di giorno. Ovviamente se è giorno useremo l'orario reale, se, come in questo caso è sera, durante la diretta utilizzeremo comunque un orario, insomma, modificato. Ora, mi raccomando, io so che c'è un'immensità di persone che vola VDS, magari LPPL, e vi prego veramente di considerare diciamo, questa serie di video come intrattenimento e niente di più. Non utilizzatelo assolutamente in sostituzione a quanto vi viene detto dagli istruttori di volo, dalle scuole di volo o cose del genere. Potete utilizzarlo liberamente nella simulazione, dove ovviamente non si fa male nessuno. Però non utilizzatelo nel volo reale. Come sapete, io ho conseguito il PPL ormai un bel po' di anni fa, e quindi diciamo quello che vi porterò stasera sarà un po' quello che stasera e nelle prossime live sarà un po' quello che io ho vissuto durante il mio addestramento. L'aereo che utilizzo è un Cessna 182. Ho comprato questo aereo perché è molto realistico, mi è stato consigliato vivamente da Alberto, che tra l'altro ringrazio, con cui ho avuto una lunga chiacchierata. Quindi lo ringrazio per avermi consigliato questo prodotto, perché in base a quello che avevo chiesto, poi effettivamente ha tutto quello che avevo chiesto. Mi dispiace se utilizzo prodotti a pagamento, però nel simulatore non è presente, almeno in Prepare 3D non è presente un aereo di aviazione generale. Quindi mi trovo costretto ad utilizzare questi software. Preciso ovviamente per ridondanza, ma penso che l'abbiate capito, che non si tratta di sponsorizzazioni, quindi siete liberi di utilizzare quello che vedete in questa live su qualsiasi aereo, su qualsiasi simulatore, insomma, voi vogliate. Non cambia se voi avete Prepare 3D, se avete Flight Simulator, se avete X-Plane o qualsiasi altro simulatore, e non cambia ovviamente quello che diremo con l'aereo. Cioè, le cose che andremo a dire sono basilari. Scusatemi, un po' di tosse in questo periodo, l'allergia, ma ecco, proprio perché sono cose basilari, possono essere applicate a una vastità di aerei. Perché il 182? Perché ha l'elica a passo variabile, è uno degli aerei più diffusi, diciamo, come Cessna, è un aereo ad ala alta ed è diciamo, è un aereo che, avendo il passo variabile, ci consentirà di vedere più avanti anche l'utilizzo dell'elica a passo variabile. Fino a quel momento lo utilizzeremo come un aereo normale. L'unica cosa che ovviamente non riusciamo a simulare, ma questo lo vedremo, è il sovragiri, perché ovviamente l'elica a passo variabile, anche se noi teniamo il passo tutto avanti, poi questo sarà più chiaro più avanti, non consentono di superare il numero massimo di giri. E quindi, diciamo, utilizzeremo quest'aereo. Che cos'è il VFR? Allora, VFR è una sigla inglese che sta per Visual Flight Rules, e cioè regole del volo visuale, che si contrappone a quanto abbiamo fatto finora nelle dirette con il 737, che è puramente IFR, Instrument Flight Rule, cioè rules, regole del volo strumentale. Quindi ci sono queste due tipologie di regole. Il VFR,
quindi il volo a vista, che non richiede l'utilizzo degli strumenti, o per lo più, come vedremo. E poi c'è l'IFR, che invece richiede l'utilizzo degli strumenti. Ora, una precisazione ancora prima di iniziare: ogni live io cercherò di farla durare al massimo un'ora, forse oggi sforiamo di un quarto d'ora massimo. Faremo una piccola parte di teoria ogni volta, introducendo dei concetti che sono applicabili a tutti gli aerei, ad aerei piccoli e ad aerei più grandi, e poi andremo in volo. Il volo ovviamente non dura quanto un volo di linea, sono piccoli voli che potrete replicare anche voi sul vostro simulatore e quindi addestrarvi, abituarvi anche al pilotaggio di piccoli aerei che, come vedrete, paradossalmente può essere più complesso nel simulatore di aerei più grandi. Infatti non utilizzerò automatismi, almeno no, l'aereo è dotato di un pilota automatico che riesce a mantenere l'altitudine e la prua, però come al solito voleremo in manuale, soprattutto in questo caso, e soprattutto prestando la minima attenzione agli strumenti. Infatti qui entriamo proprio nel vivo di questa diretta, la cosa importante da dire è che, contrariamente a quanto abbiamo fatto finora, diciamo che nel nostro caso quello che ci interessa è praticamente quello che vedete adesso. Ogni tanto andremo a dare un'occhiata agli strumenti per ovviamente avere a che fare anche con tutti i parametri di volo, però ecco, la cosa importante da dire è che quello che ci serve è all'esterno. Sicuramente cambierò anche gli aeroporti. Ho scelto Pescara per iniziare perché è un aeroporto abbastanza variegato, ha dei rilievi attorno. Oggi non utilizzeremo cartine, sinceramente non ricordo se Pescara ha un circuito di traffico, però cioè, se ha un circuito di traffico solo da un lato, mi sembra di sì, però io ci sono atterrato una volta, anzi no, che una volta, ci ho atterrato più di 4 volte, da 4 in su, con il TB9, il TB10 e anche altri aerei dell'aeroclub, e quindi diciamo le volte che ci sono arrivato in volo visuale, il circuito era il circuito sinistro rispetto alla pista vedete lì, che se non ricordo male è la 04 o la 06. Non fatemi dire sciocchezze, ve lo dico subito. Oggi comunque non utilizzeremo cartine, è soltanto un'introduzione, quindi faremo un volo e inizieremo a vedere quello di cui si parla. E quindi molto importante, molto molto importante è fare tesoro di quanto diremo oggi, perché non lo andremo a ripetere, cioè l'introduzione la facciamo oggi e comunque la pista è la 2-2. L'introduzione la facciamo oggi e quindi non la bisserò. Allora, insomma, l'aereo è estremamente semplice. Quello che dobbiamo fare oggi è fare una preparazione del volo, il rullaggio, l'allineamento, il decollo, la salita, il livellamento in crociera, la discesa e l'atterraggio. Vedrete che anche se sembrano delle cose molto semplici, se provate a farle dal simulatore non sono così semplici su aerei piccolini. Quindi adesso iniziamo a vedere le prime cose. Allora, gli strumenti dobbiamo sapere che cosa fanno per lo più. Innanzitutto questi sono strumenti misti, non sono tutti elettrici. Questo strumento, per esempio, è elettrico, il virosbandometro, ce ne accorgiamo perché c'è scritto DC ELEC, quindi è uno strumento elettrico in corrente continua, mentre questo strumento, l'indicatore d'assetto, è il giro direzionale, che non è da confondere con la bussola, perché la bussola si trova qui e vedremo che sono due cose diverse. Il giro direzionale e l'indicatore d'assetto sono invece pneumatici, utilizzano la pompa vacuum, di cui poi parleremo, per far girare due giroscopi, in questo caso perché sono due strumenti, e questi due giroscopi ci consentono di fare quello che vedremo, perché i due strumenti, ovviamente, avrete capito, uno ci visualizza l'assetto, l'indicatore d'assetto appunto, quindi l'angolo di bank è l'assetto pitch up, pitch down, quindi cabrata, picchiata,
E questo invece ci indicherà la direzione, poi approfondiremo. Perché l'indicatore d'assetto è coricato di lato? Perché adesso il giroscopio è fermo e lo sappiamo perché c'è una flag, questa rossa, gyro, che ci informa che il giroscopio è fermo e quindi lo strumento è praticamente spento, per cui è poggiato di lato. Quando il giroscopio prende i giri, il dispositivo di erezione dell'indicatore d'assetto riporta l'indicatore d'assetto nella posizione corretta. Quindi la cosa essenziale da capire è che se vi rendete conto, la disposizione degli strumenti è perfettamente identica, cioè dobbiamo fare un discorso al contrario, la disposizione degli strumenti del 737, che abbiamo visto negli episodi del 737 che continueremo a vedere perché non sono finiti, è perfettamente identica alla disposizione degli strumenti che vedete qui. L'indicatore d'assetto al centro, l'indicatore, quindi l'anemometro, l'indicatore di velocità all'aria a sinistra, esattamente come nel 737, l'altimetro a destra e il direzionale sotto l'indicatore d'assetto. Quindi, come vedete, non cambia niente. Questa è la T principale, la chiamiamo T principale perché questi quattro strumenti che vediamo qui sono gli strumenti più importanti e possiamo dire quasi essenziali. Essenziali nel volo strumentale, però sono molto questo, l'anemometro e l'altimetro sono essenziali anche nel volo visuale, perché come ci renderemo conto dovremo basarci anche su questo. Di questi strumenti non vi preoccupate, parleremo bene nei singoli episodi. Oggi, ripeto, è solo un'introduzione. Quindi, l'anemometro che è collegato alla presa Pitot, che vediamo qui, eccola, questa qui. La possiamo, scusate se trapasso lo sportello, questa è la presa Pitot. Qui l'aria entra in questo foro che vedete qui e quindi questa è la presa detta presa totale e poi c'è un forellino oppure dietro, io non conosco il 182, ho volato solo una volta per un'ora e mezza su un 172, vero intendo, però non ero io ai comandi, cioè il pilota me l'ha lasciato per praticamente tutto il volo, però era comunque lui pilot in comando, avevo già la licenza, però insomma era un volo di piacere. Quindi non ho idea di se il 182 come il 172 abbia le statiche o la statica sta sulla presa Pitot. Questo magari chi vola, se ce lo può confermare, ci può, insomma, mi farebbe una grande cortesia, per cui non voglio dirvi sciocchezze. Ci sono aerei che hanno la statica integrata nella presa Pitot, di solito si trova di lato, sopra, è un forellino, e poi il tubo Pitot, la presa totale, che è questo foro che vedete qui. Quindi questo alimenta il Pitot alimenta soltanto l'anemometro, quindi il nostro indicatore di velocità all'aria. Poi la presa statica invece alimenta il nostro altimetro che si legge come un orologio. Praticamente la lancetta lunga sono le centinaia di piedi, quindi così sarebbero 100 piedi, così 200, così 300 e poi diciamo, la lancetta piccola invece sono le migliaia. Ecco, tipo così sono 1000 piedi. Così sono 1200 piedi. Poi questi sono 1180, 160, insomma, avete capito. Questo diamantino che vedete qui sono le decine di migliaia di piedi. Praticamente ci può essere un diamantino oppure una lancetta molto sottile che prende tutto il quadrante. È che se questo diamantino fosse in direzione dell'1 saremmo a 11.120 piedi, praticamente in questo caso. Però vedete, sta su 0 e quindi effettivamente è 0. Questo nottolino che sto girando in basso a sinistra dell'altimetro controlla il regolaggio altimetrico, quindi il QNH che noi andiamo ad inserire dentro l'altimetro. Oggi voliamo con una pressione standard, quindi 1013, lo mettiamo qui e così va bene. Poi ignoriamo un attimo questi strumenti, di questi faremo la conoscenza nelle prossime volte pian piano. Questo è il direzionale. Qual è la differenza tra il direzionale e la bussola? Allora, la bussola per sua costituzione, la troviamo qui, eccola. La bussola per sua costituzione è soggetta a una serie di errori, sballottolamenti durante le virate, anticipa, posticipa, vedremo anche questo. E quindi per avere un'indicazione puntuale invece della nostra direzione, noi regoliamo il nostro direzionale quando l'aereo è fermo,
quindi lo regoliamo da questa manopolina e lo regoliamo sulla bussola. Ovviamente assicuratevi di essere in linea con la bussola, perché se no la linea di fede, che è questa linea che sta al centro, se io mi sposto, vedete, per parallasse non riesco a capire dove si trova. Ecco, adesso so che la mia prua al momento è 120 praticamente. Lo vado a mettere nel direzionale. Il direzionale poi va corretto via via, quindi vedremo che poi il direzionale si sfaserà, soprattutto in caso di manovre abbastanza accentuate, e comunque ogni 20 minuti circa il direzionale va risettato con la bussola. Quindi la bussola è molto importante. Il riferimento vero della nostra direzione è la bussola, però la bussola va letta da lì livellate, non accelerando, decelerando, possibilmente non in turbolenza, quindi ha una serie di problemi che questo strumento invece non ha. Poi, quindi la T l'abbiamo conclusa. Gli altri strumenti, faremo la conoscenza degli altri strumenti, come ho detto, nei prossimi episodi. Giusto per citarli molto rapidamente, qui abbiamo i gauge del carburante che ci indicano quanto carburante abbiamo. Adesso a batteria spenta i telelever non sono alimentati, quindi ci indica zero, ma dobbiamo accendere la batteria per poter verificare questo. Poi abbiamo le GT, il CHT, sono controlli di temperatura del motore che poi vedremo, la temperatura e la pressione dell'olio, le abbiamo qui. La pompa vacuum, quella che alimenta i giroscopi, che li mette in rotazione, l'amperometro per la corrente, questa è la MAP, poi vedremo che cos'è, il flussometro che misura quanto carburante sta consumando il motore, il contagiri. Ovviamente il vostro aereo potrebbe anche non avere alcuni di questi strumenti, l'importante è che c'ha questi quattro, sono i più importanti. Il contagiri del motore che ci dice qual è il regime di velocità di rotazione dell'elica, perché l'elica è attaccata al motore, quindi i giri del motore sono uguali a quelli dell'elica, a meno che tipo nei Rotax c'è un motoriduttore, in quel caso il motore gira più veloce dell'elica, però insomma in questo aereo il motore è direttamente connesso all'elica, quindi se ci sono 2000 giri al minuto è come nella macchina, no, il motore gira 2000 giri al minuto. Non ci sono cambi sugli aerei, non c'è un vero e proprio cambio. Poi vedremo come funziona il passo e quindi il controllo dei giri costanti, però questo lo vedremo poi. VOR 1, VOR 2, ADF e ovviamente il variometro di cui mi sono ampiamente dimenticato, però questo è molto semplice. Se la lancetta va su 5 vuol dire che saliamo a 500 piedi al minuto, se va sul 5 in giù vuol dire che scendiamo a 500 piedi al minuto. Questi sono 1000, 1500 e 2000. Poi abbiamo le radio. COM 1 e 2, NAV 1 e 2, questo è l'ADF, poi abbiamo il transponder, l'autopilota e il DME. Questa è la leva dei flap, abbiamo la manetta, la leva del prop, quindi del passo, anche se non è propriamente del passo, e la mixture, quindi che controlla il carburatore. Di questi parleremo la prossima volta. Qui giù abbiamo i due trim. Il trim dello stabilizzatore e il trim del timone. Questo è un microfono, serve per parlare, tipo per fare gli speaker, se volete diventare speaker. Questo è il selettore del carburante, quindi se lo prendiamo dalla semiala di sinistra, da entrambe, da destra, oppure se chiudiamo proprio, è un po' difficile da muovere questa, ok? Oppure se proprio chiudiamo la valvola di alimentazione. Qui vedete la pedaliera del timone. Ovviamente, come nel 737, io ho nascosto il volantino che però possiamo far riapparire, almeno era premendo qui, oppure aspettate che prima l'ho fatto. Ecco qua. Ovviamente il volantino ora è bloccato, c'è il controllo, il blocco comandi per le raffiche che si inserisce per evitare che il vento muova le superfici, quindi le faccia sbattere. E nel simulatore basta premere e il blocco viene rilasciato e la cloche, o meglio il volantino, è libero di essere mosso. Io lo tolgo perché semplicemente voi in alto a destra avete gli strumenti, però impedirebbe la visuale. Ok, sì, un sogno fare PPL con questo, confermo, sarebbe veramente magico, però ha dei costi molto molto elevati. Leva dei flap, circuit breaker, controllo delle luci, questo è il controllo dei magneti e dello start dei motori, alternatore, batteria, generale dell'avionica che accende e spegne l'avionica, cioè tutte le radio, eccetera. E poi abbiamo il controllo dell'aria per proprio condizionamento della cabina, diciamo così. Aria calda al carburatore, poi l'aria statica alternata, di questo poi parleremo. E sostanzialmente è finito, non c'è overhead.
non c'è nulla, e questo è tutto. Ed è veramente molto molto bello, vi posso garantire, far volare questi aerei, perché contrariamente agli aerei grandi, questi sono molto più fisici, non so se mi spiego. Sono due fascini diversi, cioè su questo posso assolutamente confermare, sono due fascini completamente diversi. Questo serve per fare una cosa, gli aerei di linea ne servono per fare un'altra. Allora, adesso qui premendo maiuscolo 2, qui ci sono delle checklist, molto, molto ben fatto. Vedete un po', posso andare a scegliere i comandi. Insomma, posso fare anche la manutenzione. Vedete, posso scegliere i pesi a bordo dell'aereo, variare il carburante, l'olio, è molto molto accurato. Adesso partiamo con il carburante pieno perché ovviamente noi siamo poveri, l'olio al massimo e ci sono solo io a bordo. Questo è una specie di GPS, però vabbè, non ce ne frega niente. Questo è il controllo rapido delle radio. Questa è l'officina in cui potete fare la manutenzione all'aereo. Potete controllare le varie cose, poi vabbè, non mi sono messo sinceramente, potete cambiare il tipo di elica, potete fare l'overhaul o inserire alcune cose, quindi è veramente, veramente ben fatto. Qui potete anche fare il giro di ispezione, oggi non lo facciamo perché veramente non abbiamo tempo, però anche questa è una cosa importante. Quest'aereo si può pilotare, essendo un aereo di aviazione generale, si può pilotare soltanto avendo il PPL, perché è un aereo certificato per aviazione generale, quindi non si può pilotare con il VDS, questo per rispondere a Vincenzo che chiedeva questo. Allora, come si accende questo aereo? Oggi seguiamo le checklist basilari che ci vengono fornite. Eccole qui, allora, questo è il giro di controlli che va fatto. Allora, innanzitutto, carico e centraggio, vedremo tutto. Oggi, ripeto, l'avrò detto un miliardo di volte, è solo un'introduzione. Allora, freno di parcheggio, che è questa leva che si tira premendo i pedali e blocca i freni, praticamente il freno di parcheggio. Abbiamo tolto il blocco del volantino e adesso l'avionica, zoom un po', ok, l'avionica spenta, la chiave su off. E poi dice master switch on, quindi noi andiamo ad accendere la batteria, possiamo accendere anche l'alternatore, tanto il motore è spento, però accendiamo la batteria, vedete che tutto prende un po' vita. Poi dice verifica la quantità di carburante, quindi full, perfetto, quindi abbiamo il carburante, la statica alternata chiusa, poi vedremo che cos'è. Annunciator panel test, quindi perfetto. Il selettore del carburante sub off, quindi ok, off, sì. I flap della capottatura su open, questi sono dei flabelli che si aprono per raffreddare il motore, sono nella parte frontale, poi li vediamo. E poi dice di estendere i flap, perché si fa durante il giro di ispezione dell'aereo, si controllano i flap, quindi devono stare giù e quindi è necessario abbassarli. Infatti potete vedere che, ecco qui, quelli del Cessna sono degli aerofreni praticamente quando si mettono a 30 gradi. Perfetto, quindi flap a full, che poi non so se sono 30 o full, però mi ricordo un 30, ma non fatemi dire sciocchezze. La batteria si scarica, come nella realtà, vedete 4 volte 7, quindi l'andiamo a spegnere. Dice proprio master switch off. Il trim lo portiamo alla tacca del decollo, che corrisponde a questa freccettina bianca. Mi avvicino per farvelo vedere, vedete? Anche qui c'è un po' di discorso di parallasse, e quindi diciamo, ok, deve stare in quei dintorni, non è essenziale che sia proprio nel punto preciso. Poi abbiamo, ok, ora c'è l'engine start. Quindi per l'engine start sicuramente chiudiamo la porta, ok, ci assicuriamo che sia chiusa e bloccata, questa leva deve star chiusa, poi mi sa che c'è un blocco anche sul PA28, c'è un blocco aggiuntivo sopra la porta che consente di
di bloccarla sicuramente. Ci sarà anche qui, non so se è questo. Ripeto, è un aereo che non conosco. Quindi assicuriamoci che anche l'altra porta sia aperta, perché ovviamente può succedere che uno dica: ok, porta chiusa e accende. E poi però c'è un piccolo problema che l'altra non è. No, comunque questa è la cerniera, no, non c'entra niente col blocco. Allora, poi abbiamo l'engine start, quindi porte sicuramente chiuse. Throttle qui dice cracked. Che significa cracked? Significa, mi avvicino un po' così diventa più evidente, metterla un po' più avanti di idle. Questo significa, quindi dare un po' più di idle. Idle è la posizione in cui sta tutta indietro, quindi questa. Noi le andiamo a mettere un po' di più per incentivarlo alla partenza. Poi mixture, questa leva rossa tutta fuori. Poi prop control in, quindi la leva del prop tutta dentro. Il master switch va di nuovo su on. Perfetto, e poi vorrei spegnere le luci. Penso sia. Ah, queste sono le luci, quella è l'aria. Allora, vediamo un po'. Ripeto, non sono. Non sono un grande conoscitore. Ah, ecco qua. Ok, perfetto. Proprio così come nella realtà. E poi accendiamo le beacon, che sono quelle luci rosse lampeggianti. Insomma, queste qui, vedete, sulla cima della deriva. E poi beacon on, i flabelli aperti, completamente aperti. Poi dice, guarda, salta allo step 10 se il motore è caldo, ma il motore è freddo, quindi dobbiamo fare un avviamento a freddo. L'avviamento a freddo è pompa del carburante, la pompa elettrica. Sentite? Non so se si sentono i rumori. Ok. Pompa su on, poi la miscela va dentro finché il flussometro non sale un po', vedete? È salito leggermente. Quindi quando il flussometro sale, si tira indietro, ovviamente 3-5 secondi dice qui, pompa off, via dall'elica perché qualcuno potrebbe stare di lì, quindi assicuratevi che non ci sia nessuno. E poi finalmente la chiave va su start. Se abbiamo fatto tutto bene, il motore dovrebbe partire. Forse l'ho ingolfato un po'. È molto realistico nella partenza, per cui bisogna essere precisi. Allora, rifacciamo la procedura. Magneti su off. Pompa on, mixture, sale, off e poi no, sembra ingolfato. Eccolo, era partito. Sì. Allora, quello succede quando il motore è ingolfato, c'è troppo carburante e poca aria, quindi il carburante non può bruciare perché manca l'aria, non serve solo il carburante. Quindi deduco che adesso non sia più. Tra l'altro, se fate questo, ecco come ho fatto io, date un primer, quindi già state dando carburante nel carburatore, per cui probabilmente adesso la pompa non serve nemmeno. Eccolo qui. Il motore è partito, vedete il giroscopio dell'indicatore d'assetto che si allinea, l'elica inizia a girare. Qui si appanna anche il vetro, cioè è molto molto realistico. Adesso ho acceso il defrost, che poi è semplicemente aria calda dal motore che consente di spannare il vetro. Posso anche aprire il finestrino. Ok, quindi ora. La prima cosa che andiamo a vedere quando avviamo questi motori è che la pressione dell'olio vada in arco verde. Ora, ovviamente, insomma, per la fretta, però la prima cosa che si fa quando il motore parte, boom, l'occhio sulla pressione dell'olio in arco verde. Poi accendiamo il generatore, l'alternatore, vediamo che l'amperometro va in positivo, quindi corretto,
luci di navigazione. Ah, piccola cosa, visto che questo è un aereo semplice, penso dalla quarta, quinta volta che saremo insieme farò anche le comunicazioni ETC in qualche modo, perché è più semplice. Accendiamo l'avionica, il master dell'avionica, vediamo che accendiamo le com, nav, l'ADF, il transponder in standby e il DME, non ci serve, però lo, insomma, lo accendiamo lo stesso. Il codice 7000 per il VFR, a meno che non ve ne assegnino un altro. Perfetto, quindi le radio sono su on, i flap vanno su, vedete, flap retratti. Ora cinture allacciate, controlli di, comandi di volo. Liberi. Questo ovviamente lo simulo soltanto, nella realtà si sente che non ci siano impedimenti. Quindi gli strumenti già settati, abbiamo l'altimetro settato, il direzionale settato, benissimo, e poi abbiamo miscela ricca, sì, ovviamente il carburante abbiamo verificato, i flabelli aperti, no, questa è la before takeoff però, ok, no, scusatemi, non avevo letto, pensavo fosse il continuo. Ok, a questo punto l'aereo avviato è sotto, è alimentato dal motore, e non so se lo sentite il rumore dell'aereo, spero di sì. Quindi è giorno, non ci servono le luci di rullaggio. Rilasciamo il freno di parcheggio, basta premere i freni. E ora non simuliamo le comunicazioni, iniziamo a rullare. Decolleremo da pista 22. Però gira. Va bene, questo può andare sull'erba. Non lo so, sto parcheggio, praticamente l'aereo era parcheggiato già nell'erba, in poche parole. E tra l'altro mi sa che sono allo stand della Guardia di Finanza, almeno così mi ricordo, mi sembra di ricordare che qui gli stand sono lì, i parcheggi sono lì. Ok, mi raccomando, motore freddo, ce ne accorgiamo dalla temperatura dell'olio che vediamo lì in basso a sinistra, a motore freddo non smanettiamo troppo. Quindi, mamma mia, un attimo, devo ridurre le oscillazioni dell'aereo, datemi solo un attimo, perché si muove troppo, è veramente esagerato. Ok, forse adesso ho risolto, fatemi controllare se è tutto ok, sì. Dai, un po' di meno. Allora, per rullare si utilizza la pedaliera del timone, vedete? Il pedale che portate in avanti è quello del lato verso cui state andando, quindi se volete girare a destra, faccio una S giusto per dimostrarvi questa cosa. Intanto rullate sempre piano, quindi in questo caso vedete ora dritto, in questo modo, se voglio andare a sinistra muovo il pedale a sinistra, in questo modo, quindi il pedale che va in avanti è quello del lato in cui voi, verso cui voi state o volete girare. Ovviamente contemporaneamente a questo c'è anche, come potete vedere, si muove anche il timone nella parte posteriore dell'aereo, vedete? Quindi il comando muove anche il timone, muove il ruotino davanti e il timone. Quindi la pedaliera può essere connessa in maniera rigida oppure non rigida, come sui Cessna, al ruotino davanti. Non rigida perché ci sono delle molle, in modo tale che per favorire il cosiddetto castoring, che è quella tendenza, perché se io freno solo con il freno di sinistra, l'aereo spontaneamente inizia a girare verso sinistra. Ora io non ho i due freni differenziali, ma ne ho solo uno sul joystick, quindi non riesco a simularvi questa cosa, però nell'aereo vero, se io freno con il pedale di sinistra, l'aereo tende ad andare verso sinistra, perché diciamo rallentando un solo lato dell'aereo, l'aereo viene chiamato verso quella direzione. Siccome il ruotino non è vincolato rigidamente alla pedaliera, il ruotino ha un po' di, diciamo, di libertà di movimento. Ecco, ci portiamo al punto attesa 22, all'alfa 22, qui. E qui facciamo la prova motore, che è una cosa
che normalmente non avete visto negli aerei di linea, perché ovviamente la prova motore non è propriamente detta, non viene fatta, perlomeno non appunto attesa. Ci fermiamo al punto attesa, lo identifichiamo, quindi verifichiamo che il punto attesa sia questo. Il finestrino possiamo anche tenerlo aperto se vogliamo. Pensate che ci sono degli aerei tipo il PA28 ha lo storm window, che è una specie di finestrino tondo da cui entra un sacco di aria, quindi se avete caldo potete lasciare il finestrino aperto, se no lo chiudete. Per il decollo è meglio chiuderlo più che altro per una questione di rumori. Bene, cosa si fa nel controllo prima del decollo? Allora, lo vedete qui, le porte devono essere chiuse, quindi verifichiamo che le due porte siano chiuse e bloccate, che le cinture siano allacciate e che tutti siano seduti. Ve lo dico perché una volta mi girai e c'era un mio amico poco prima di decollare che stava facendo una foto all'aereo che era appena atterrato e stava senza cintura, completamente buttato sul finestrino, quindi potete immaginare. Quindi assicuratevi, vabbè, qui siamo sempre in modalità Covid, quindi siamo da soli, però tenete conto anche di questo. Controllo del carburante, ce l'abbiamo qui pieno pieno, miscela ricca, i flabelli aperti, poi si può rullare con la miscela smagrita per evitare che le candele si sporchino, ma questo poi lo vedremo. Selettore del carburante su BOF e poi portiamo la manetta a 1800 giri. E vedete, il motore è ancora un po' freddo, quindi sicuramente il check delle candele, non so se lo simula adeguatamente, però il check delle candele, ovviamente il freno di parcheggio tirato quando fate sta cosa, se no partite. Ok, stavamo per fare schifo. Allora, 1800 giri, queste fluttuazioni sono normali, state lì, state nei dintorni, non fate i farmacisti. Alcune volte, ah, ecco, per rispondere, questa è una domanda curiosa, Simone chiede perché quando fanno la prova motore si mettono di traverso? Perché in alcuni aeroporti, innanzitutto non punti la pista, quindi non invadi la pista se c'è un problema ai freni, e in molti aeroporti vedi la torre. Riesci a vedere la torre se ti metti di traverso, quindi se la tua radio fallisce, loro ti fanno i segnali con le luci, in questo modo la vedi. E tra l'altro, diciamo, è la sicurezza di non andare a finire sulla pista. No, i vortici non c'entrano perché i vortici ce li hai dietro, quindi non vanno sulla pista in avanti. Allora, quindi dicevamo motore 1800. Ok, lo mettiamo lì, perfetto. E adesso facciamo la prova dei magneti, di questo parleremo magari la prossima volta. Magnete sinistro, abbiamo un calo dei giri, vedete il motore non gira bene perché è molto freddo ancora, quindi tecnicamente il rullaggio dovrebbe durare un po' di più oppure far scaldare il motore appunto durante il rullaggio. Quindi vedete che quando vado a togliere un magnete, vado a togliere il destro, vedete che il motore gira molto molto ruvido, quindi la prova magneti va fatta con il motore in temperatura, anche perché portare il motore a 1800 quando non è in temperatura non è il caso. In temperatura è quando su questo strumento avete l'arco verde, vedete siamo proprio al bordo, anche un po' più giù. Ora va bene, oggi per questioni di diciamo rapidità capirete, insomma, non è il caso di essere puntuali, però che cosa dobbiamo notare? Beh, intanto una diminuzione dei giri, vedete? Allora, ok, forse adesso è che è andato in arco verde è diventato un po' più preciso, quindi metto su left, vedete c'è un drop di 100 giri, è normale, perfetto, rimetto su BOF, deve ritornare a 1800 e poi vado su right e il motore cala di nuovo di 100 giri. L'importante è, vedete, che il drop non sia maggiore a 175 giri e che tra i due magneti non ci siano più di 50 giri al minuto di differenza. Praticamente che cosa succede? Ve lo spiego molto alla carlona, poi mi riservo di spiegarvelo molto meglio. Il motore in ogni cilindro ha due candele alimentate da due magneti. Si chiamano il circuito di sinistra e il circuito di destra. Perché ce ne sono due? Perché se si guasta un circuito, hai l'altro, il motore non si spegne o non gira male. Quindi che cosa succede? Che se io normalmente io volo con entrambi i magneti attivi, quindi tutte e due le
le candele danno la scintilla più o meno contemporaneamente nei cilindri. Quindi due candele nello stesso cilindro. Se io tolgo una candela, la combustione e il fronte della fiamma non è ottimizzato, quindi la fiamma arriva contro il pistone, e non tutto il carburante è già bruciato, quindi perde un po' di potenza il motore, perciò calano i giri. Ora, se c'è una differenza, se c'è un drop netto, vuol dire che il motore non sta funzionando bene, che magari quei magneti o una candela non sta dando la scintilla correttamente. Se il drop tra i due magneti, è maggiore di 50 giri, vuol dire che i due magneti non stanno lavorando bene, c'è qualcosa che non va, e quindi anche in quel caso che si fa? Ci si gira e si ritorna, si va alla manutenzione di solito e quindi ci si accerta di quello che succede. Mai portare in volo problemi che puoi lasciare a terra, questa è una buona regola. In più, quando si portano i giri a 1800, vedete cosa succede? Che la pompa vacuum che alimenta i giroscopi va in arco verde. Non fate come qualche genio che, vabbè, insomma, ho potuto constatare sulla mia pelle, arriva al punto attesa e dice: ma l'indicatore d'assetto non sale, è strano, è tutto sballato, quindi non vado in volo. Certo, se il vacuometro è sotto l'arco verde, i giri dei giroscopi sono più bassi, quindi naturalmente non è che è lo strumento che non funziona. Sei tu che non hai fatto la checklist, ecco perché poi alla fine è quello. Se avessi fatto 1800, l'indicatore d'assetto sarebbe subito tornato in tiro. Allora, adesso datemi un istante perché mi si è persa qui la live vediamo, è tutto ok? Mi confermate perché qui non ho. Cioè, ho perso la connessione sul telefono da cui seguo i vostri interventi, quindi non so se mi potete confermare che vada tutto bene. Non so che succede. Ok, Streamlabs dice che è tutto ok. Mi sembra di sì perché vedo i vostri commenti. Ok, tutto ok. Benissimo, io non leggo più i vostri commenti purtroppo, anzi faccio una cosa diversa, faccio così. Datemi solo un istante che sistemo anche questo. Ok, ci sono. Perfetto, benissimo. Allora, dicevamo, quindi il vacuometro l'abbiamo controllato. Poi dovremmo fare il test del prop, ma noi non lo utilizzeremo in questo caso, quindi disregard. Ovviamente quando si sta a 1800, quindi ripetiamo i test, ci sono i test dei magneti da fare, quindi sinistro, destro, verifica del drop, dei giri. Mentre sei a 1800 verifichi il vacuometro che sia in arco verde, ed è, lo è, quindi benissimo. Eventuali controlli motore strani, che sia tutto in arco verde, temperatura dell'olio, pressione dell'olio, CHT, LGT non hanno arco verde, però va bene. E poi l'amperometro, che sia a zero o positivo, quindi che l'alternatore stia funzionando. Poi l'annunciator panel non illuminato, rimettiamo la throttle in idle. Ah, diamo i nomi alle cose. La manetta nera si chiama throttle ed è quella della potenza. La manetta blu è il prop ed è quello che controlla i giri, come vedremo poi. Adesso, se sta tutto avanti, i giri sono controllati direttamente dalla manetta, però poi di questo parleremo. È la mixture, la miscela, che controlla il rapporto tra aria e carburante che arriva nel carburatore. Anche questo vedremo poi che fa. Il trim è settato, i flap li mettiamo a 10 gradi per il decollo. Benissimo, e poi per il decollo vediamo il flap 10, potenza full throttle, quindi tutta avanti, la miscela tutta avanti, perfetto. Vedete, tra 50 e 60 nodi, leggero sollevamento del muso, diamo un po' di timone a destra per contrastare il P-factor e poi la salita la facciamo a 70-80 nodi, poi vedremo cos'è VX, VY e capiremo anche queste cose. Ovviamente io vi consiglio a 400 piedi, a 300 piedi di quota di chiudere i flap in modo tale che vi togliete la resistenza dei flap in caso di piantata motore, ma questo poi lo vedremo. Quindi in salita, da quando poi togliete i flap, diciamo arrivate a quota circuito, quindi 1000 piedi,
sopra la quota dell'aeroporto, abbassate un po' il muso e iniziate a salire a 85 nodi con la manetta, sempre a 2004, ma qui dovremmo abbassare la map e tenere i giri a 2.4, quindi io abbasserò a 2.3 i giri dell'elica, poi capirete perché. Ok, siamo pronti. Ho premuto per errore il pulsante che porta avanti la manetta. Quindi luci land di atterraggio. Io vi consiglio anche le taxi, ora vi spiego perché. Le strobo. In questo aereo, almeno a vedere dalla checklist, la pompa del carburante non è necessaria mettere su on, su alcuni aerei sì, quindi su questo no. Ora, cosa essenziale, abbassatevi e verificate che il fondamentale sia libero, che l'area di avvicinamento sia libera e che la pista sia libera. A questo punto, autorizzate ad allineamento e decollo, potete rilasciare i freni di parcheggio e dando un po' di manetta vi portate in linea con la pista e possiamo andare a decollare. Oh, mi ero abbassato a leggere i vostri commenti e porca miseria, stavo leggendo quello che state scrivendo e nel frattempo l'aereo ha preso una velocità che no, non avevo, no, non ho idea. Ho lo schermo dove leggo i vostri commenti, praticamente all'altezza della tastiera, quindi non riesco a vedere lo schermo. Questa è tipo una cosa che nella realtà non succederebbe mai perché quell'accelerazione la sentiresti sul corpo. Ok, quindi ci portiamo al centro della pista. Non fate queste cose, guardate avanti quando. No, non fate le live mentre decollate. Ok, quindi allineati, manetta tutta avanti, un po' di piede destro per contrastare il P-Factor. E teniamo il centropista al meglio che si può. E questa è la prima, diciamo la seconda volta che provo questo aereo nel simulatore. 60 nodi, tiriamo un po' su, piede sempre, vedete se no l'aereo va a destra. E saliamo a 70 nodi fino a 300 piedi. Apriamo il muso, trimmiamo, usate il trim perché è molto molto importante. Ok. 300 piedi, togliamo i flap. Mentre togliamo i flap, siccome l'aereo sprofonda, dobbiamo dargli anche un po' di muso in su. Quindi andiamo a trimmare l'aereo un po' più in su, se no vedete accelera. Ok. È molto sensibile, molto molto sensibile. Adesso 80 nodi, vedete, siamo a 1000 piedi. La pallina non è al centro, per questo che l'aereo tende a sbancare a sinistra, perché a bassa velocità è così. Abbassiamo un po' il muso, acceleriamo e riduciamo un po' il motore perché lo mettiamo in potenza di salita. Ok. Teniamo la velocità. Adesso l'obiettivo è mantenere una salita con una velocità costante. Come facciamo a mantenere la velocità costante? Allora, intanto abbassiamo un po' il muso per farlo accelerare, eccolo lì, da un po' più di potenza. Ecco, e poi questa è la magia, gli aerei piccoli rispondono in questo modo. Se l'aereo è trimmato correttamente, questo ve lo faccio vedere in crociera adesso, ma anche in salita, quindi io trimmo l'aereo, ecco qui, per mantenere. Vediamo un attimo gli strumenti, poi passiamo in visuale. Vedete, lo trimmo per mantenere gli 80 nodi, in modo tale che non acceleri e non deceleri. Ok. Perfetto, vedete, 2000 piedi, stiamo salendo. Adesso facciamo una virata. Questa è una virata in salita. Allora, sbanchiamo l'aereo a sinistra, però c'è. Scusatemi, devo aumentare un po' la visibilità, perché la vedo molto bassa. Datemi solo un istante che la cambio. Allora, facciamo così. Ok. Perché 10 km o più, però sarà tipo 20 km. Aumentiamola un po' così, almeno che si veda l'orizzonte.
Ok, adesso tipo fermiamoci qui, questa virata, quindi usciamo dalla virata in questo modo e livelliamo a 2500 piedi. Come si fa il livellamento? Allora, è molto semplice. In pratica, quando siete prossimi alla quota, quindi 2500 piedi, vedete, abbassate il muso. Ora vi spiego di quanto, perché questo è il bello del VFR. Abbassate il muso e lasciate che l'aereo acceleri. Ora, man mano che l'aereo accelera, lo dovete ritrimmare, perché ovviamente l'aereo accelerando perde il settaggio del trim. Quindi dovete dare dei controlli. Tenete d'occhio il variometro, e ora vi spiego un'altra tecnica. Tenete d'occhio il variometro, vedete l'aereo sta accelerando e diciamo che vogliamo tenere i 110 nodi. Ora c'è il settaggio di potenza, non lo so, per esempio 2200 giri, ecco 2150 per esempio. Ok, e questo ci consente adesso, vedete, di mantenere una determinata velocità e con un determinato assetto. Questa è la prima cosa con cui dobbiamo familiarizzare, cioè, ve lo mostro subito. Questa cosa, perché non mi fa? Questo. Cioè, voi potete tecnicamente non vedere l'indicatore d'assetto, non so come coprirlo, però immaginate di coprirlo per un attimo, no? Immaginate di coprire l'indicatore d'assetto, non lo state vedendo. Adesso, in base a dove avete la testa, quindi immaginiamo che voi voliate in questa condizione, okay, che è una verosimile per la realtà. Ecco qui, allora, immaginate che voi voliate in questa condizione, intanto stiamo perdendo quota, quindi ritrimiamo l'aereo. Per i settaggi di potenza ci sono delle tabelle, poi le vedremo anche queste. Oggi è solo introduzione. Allora, vedete questa linea, il glare shield, quindi diciamo non il parabrezza, questa parte, non vi so dire in italiano come si chiama, diciamo il cruscotto. Ecco, allora prendete il cruscotto e dal cruscotto, vedete l'orizzonte? Ecco, ci deve essere. Ora l'aereo non è trimmato, sto prendendo la quota in modo tale da farvelo vedere con precisione. Il VFR va avanti così, non avete bisogno dell'indicatore d'assetto e non avete tecnicamente nemmeno bisogno del variometro. Allora, questo settaggio di potenza, purtroppo avendo l'elica a passo variabile. Ok, allora, vedete questa distanza che si crea fra l'orizzonte e il glare shield, diciamo il cruscotto, la parte alta del cruscotto, che trimmare è difficilissimo perché non essendoci il feedback, però dopo un po' sono sicuro che ci farete la mano. Allora, non nel VFR, e questa è una delle cose che tra l'altro nell'intervista all'HT di Bari, a Cristiano, lui l'ha detto, ha detto vengono tanti ragazzi che fanno simulazione e quello che fanno è volare in VFR così. Questo non è VFR, questo è IFR. Allora, guardate fuori. Cosa significa visualizzare un assetto? Allora, diciamo che voi non volete salire o scendere e l'altimetro, anzi il variometro si è rotto e diciamo che l'altimetro è inaffidabile. Come fate? Guardate questa distanza. Voi siete certi che se mantenete questa distanza, l'occhio poi si fa. Cioè, come vi posso dire, dopo un po' l'occhio, vi posso garantire che è un mezzo molto preciso che abbiamo, quindi l'occhio impara questo assetto, lo visualizza, lo interiorizza e sa che questo assetto, quando voi state andando a 100 nodi, vi consente di non salire e non scendere. Cioè, questa distanza tra l'orizzonte e il cruscotto vi consente di non salire e non scendere. Ogni aereo ha ovviamente il suo assetto da visualizzare, però se voi volate sempre con lo stesso aereo, questo è quello che succede. Quindi questo è il livellamento. Praticamente per volare dritti non vi serve guardare gli strumenti, ma dovete guardare fuori. Tant'è che vi posso garantire che dopo le prime 20 ore l'assetto viene mantenuto molto precisamente senza bisogno degli strumenti, quindi semplicemente guardando questa distanza. E di più vi posso dire che come visualizzate l'assetto del pitch, cioè del beccheggio, muso su, muso giù, qui sull'orizzonte visualizzate anche il bank. Per esempio, una virata a 20 gradi la possiamo vedere sull'indicatore d'assetto, così, ma la possiamo vedere anche sull'orizzonte. Vedete l'angolo che si forma? Questo qui. Quindi voi sapete, non soltanto perché quando virate dovete tirare un po', perché le ali sono inclinate e quindi la portanza si scompone.
non soltanto vedete l'angolo che si forma fra il cruscotto e l'orizzonte e lo imparate, quindi sapete che questi sono 20, questi sono 30, ma visualizzate anche dove l'orizzonte va a finire tirando. E quindi sapete, per fare una virata del genere, sapete, senza vedere l'indicatore d'assetto, quanto bank avete. Cioè, non lo sapreste dire se uno ve lo chiede, però se uno vi dice mi fa una virata a 30 gradi, è questa, cioè sicuro. Se uno ti dice mi fa una virata a 45 gradi, che non c'è, non è riportato sull'anemometro, sull'indicatore d'assetto, vedete, cioè la virata a 45 gradi è questa. Lo visualizzo sull'orizzonte, l'orizzonte con il mio cruscotto. Ora ritorno in volo rettilineo, visualizzo l'assetto, lo riporto e vedete, se non ho variato niente, l'aereo ritorna in trim normalmente. Quindi è molto molto importante che voi visualizziate l'orizzonte, perché state facendo volo visuale, non state facendo volo strumentale. Quindi tutta la parte bassa la dovete ignorare, dovete imparare. Cioè, la skill qual è? Mettete un foglio di carta, per esempio, davanti agli strumenti e, anzi, lo possiamo fare insieme. Lo possiamo fare insieme. Visualizzate. Ora io prendo un foglio di carta, ok, visualizzo l'assetto e poi copro gli strumenti. Vi consiglio di fare questo. Quindi mettete l'aereo bello dritto, questo dovrebbe essere l'assetto da mantenere, coprite con il foglio, un attimo che lo piego, coprite gli strumenti, ecco come sto facendo io adesso, e cercate di mantenere questo assetto per tipo, diciamo, un minuto. Vediamo quanto riesco a resistere. Ora c'è un foglio che mi sta coprendo gli strumenti, io non sto vedendo gli strumenti. Come visualizzi l'assetto alle montagne, vi spiego anche questo. Sì. Quando voli in montagna, il mare è semplicissimo, il mare è il miglior assetto che tu riesci a mantenere. Come sto andando? Io non ho idea, anche perché non ho le sensazioni fisiche, quindi credo di stare andando. No, così è un po' poco, diciamo la distanza è un po' poca. Forse era qualcosa del genere. Allora, vediamo un po'. Un minuto, togliamo il foglio. Ah, beh, dai, non sono andato così male. Quindi basta bloccare un assetto. Ovviamente l'aereo è trimmato, cioè potremmo fare un altro esperimento che è questo. Cercherò di ricordarmi questo assetto. Intanto viro. E vi faccio vedere un'altra cosa. Allora, la virata, virate e tirate insieme, perché sennò l'aereo sprofonda. Quanto tirare lo visualizzate sull'orizzonte. Allora, viro verso le montagne e vi faccio vedere questa cosa. Sto tirando un po' troppo. Quindi all'inizio vi aiutate con l'altimetro. Attenzione, vi aiutate con l'altimetro. Non utilizzate l'altimetro come indicatore primario. Vi aiutate soltanto. E all'inizio è difficile, eh? All'inizio è difficilissimo, ve lo posso garantire, però come tutte le cose, con la pratica vedrete che vi troverete comodo. Allora, tipo adesso, qui ci sono le montagne, quindi come cavolo facciamo? Allora, è semplice, con le montagne non cambia, perché a meno che tu non stai dentro la montagna e non hai tutto offuscato, in qualche modo, la media, cioè l'orizzonte, vedete, non è tutta una montagna, ci sono zone con la montagna, zone con meno montagne, però la media è l'orizzonte. Quindi anche qui rientra l'esperienza. Se voi volate sempre in montagna, vi farete l'occhio con gli assetti con la montagna. Io mi ricordo quando sono andato a Milano con il TB9 per il rally aereo, mi ricordo che avevo un po' di problemi a mantenere l'assetto inizialmente con le montagne, perché volando sempre a Bari o comunque nei dintorni non abbiamo montagne lì, e di conseguenza, però, aiutandomi con l'altimetro ho subito rifasato il cervello, quindi comunque avevo già più di 100, beh, avevo parecchie ore di volo, più di 100 ore di volo, quindi comunque è tutta esperienza. Cioè il numero delle ore inizialmente, come tra l'altro ci disse Aldo nella live della scorsa volta, fa
Allora, adesso voglio fare un esperimento. Vedete, questo assetto è bloccato dal trim e vabbè, quindi diciamo potrebbe essere semplice mantenere questo assetto, basta non toccare niente e l'aereo vola da solo. Ora vi faccio vedere una cosa differente. Praticamente adesso vado a coprire gli strumenti, quindi metto il foglio sugli strumenti, resetto il cronometro e cambio l'assetto. Ora io non so a che quota sto, quanto velocemente sto salendo. Immagino parecchio perché il motore è sceso di tanto. Adesso, diciamo, riporto giù il muso. Questo serve per cancellarmi la memoria dell'assetto che avevo ricordato e provo a rimettere l'aereo, diciamo, in un assetto verosimile rispetto a quello di prima. Quindi più o meno era una cosa del genere. E vediamo per un minuto che cosa combino. Voi prendete la quota di quando inizio adesso, poi me la scrivete e mi dite come sono andato. Allora, l'assetto era più o meno qualcosa del genere. Sì, qualcosa del genere. Forse così è un po' troppo, forse andiamo un po' più su. Ora, per evitare, questo ve lo dico mentre piloto, per evitare di andarsene a sinistra e destra, quindi mantenere una direzione coerente, prendete un qualcosa lontano, tipo la cima di questa montagna che vedete di fronte a noi, oppure questo paesino che c'è qui giù, e lo dovete tenere sempre fisso, in modo tale da non andarvene a destra o a sinistra. Forse così è un po' troppo giù, così dovrebbe essere. Questo dovrebbe essere l'assetto. Ok, ora tolgo il foglio. Come sono andato? Qual era la quota iniziale dove sono entrato? Cioè, quando ho iniziato, dopo che ho livellato e fatto partire il cronometro, quanto era? Intanto faccio una virata, mi inizio a portare vicino l'aeroporto. Allora, per esempio, ora io non ho idea di dove sia l'aeroporto di Pescara, tra l'altro non sono molto familiar con questo posto. Però una cosa la so, per certo, che Pescara è sulla linea di costa, quindi tecnicamente io potrei riportare. Sei salito di 100 piedi. Beh, quindi come vedete basta bloccare l'assetto e anche senza strumenti voi volate lo stesso. È una skill che dovete farvi se volete volare in VFR. Quindi la prima cosa è guardare fuori, non guardare gli strumenti. Ora io qui non faremo una navigazione per buona parte, cioè faremo parecchie live prima di fare una navigazione. Però impareremo a navigare in VFR, quindi ad utilizzare i paesini, le coste, le strade, le ferrovie e così via. E quindi, per esempio, la linea di costa è una linea inequivocabile. Se avessi una cartina, io saprei che, poi tra l'altro nel simulatore ho messo uno scenario globale che si chiama ORXB, una cosa del genere, che simula il mondo reale. No, non è da Google Maps, però lo simula abbastanza bene, cioè le strade sono quelle, la dimensione, la forma dei paesini più o meno è quella in tutta Europa e quindi è comodo volare in VFR quando utilizzeremo le carte, quindi sarà possibile fare questo. Allora, io mi aspetto, mi ricordo vagamente, ripeto, sono senza, immaginiamo sono senza carte, quindi sono proprio un criminale, mi ricordo che c'è questo porto vicino all'aeroporto. E c'è una collina, quindi diciamo che mi sono perso, non ho le carte, il controllore non mi risponde e quindi mi sono perso. Una certezza ho, che se vado verso nord, sulla linea di costa, prima o poi trovo Pescara o perlomeno trovo Ancona. Quindi se mi sono veramente perso, questo è un ottimo modo che potete utilizzare, in visuale, quindi cioè, no, non ci sono radiali, ADF in questo caso, niente, cioè avete la linea di costa, usate quella. Mi ricordo che c'è un fiume vicino all'aeroporto, cioè veramente sto andando a memoria, è un po' di tempo che non atterro a Pescara, però mi ricordo che c'è un fiume, c'è la costa, c'è un porticciolo, quindi mi aspetto che l'aeroporto sia tipo qui, dovrebbe essere qui. No, cioè, ah, eccolo qui, eccolo, ce l'ho in vista. Ecco. Ok, l'aeroporto l'ho identificato. Immaginate che comunque i controllori siano tutti offline, quindi me la sbrigo io. Come si fa a scendere? Allora, ora vi mostro la prima cosa fighissima di questi aerei.
Non tocco i comandi, come potete vedere, non tocco il trim, non tocco l'equilibratore, non tocco niente, riduco solo il motore. Lo porto, per esempio, a 1800. Guardate cosa fa l'aereo da solo. Inizia a scendere cercando di mantenere la velocità su cui è trimmato. Guardate, ora andrà un po' in oscillazione, ora la velocità inizierà a salire. Man mano che sale, le ali prendono più portanza e quindi riduce, l'aereo riduce da solo il ratio di discesa. E fra un po' vedrete che la velocità non sale più e l'aereo inizia a mettere un po' più sul muso. Vedete, lo sta facendo molto lentamente. Questa è la sua stabilità. Quindi quando io voglio scendere, non devo affondare, trimmare. Lascio fare all'aereo, tolgo il motore e controllo con il motore il mio variometro. Per esempio, mi metto un attimo sulla linea di costa. Se io, non lo so, voglio, il controllore per esempio mi dice scendi a 500 piedi al minuto, non lo so perché, mi chiede di fare questo. Ok, non mi sta chiedendo una velocità. Io potrei fare questo, che tiro sul muso fin quando l'anemometro non va a 500, ma poi devo ritrimmare l'aereo. Infatti se lascio tutto, ora ho via la mano dal mio joystick, vedete il variometro continua a scendere perché non è stabile questa cosa. La stabilità ce l'ha quando l'aereo va a 100 nodi, è un variometro di circa 1500 piedi con questo motore. Però aspettiamo che l'aereo si stabilizzi, no? Tipo, il punto di stabilizzazione è questo. Diciamo che io voglio arrestare questa discesa. Cosa faccio? Do motore. Nello stesso settaggio di potenza di prima, vedete l'aereo da solo, non sto facendo niente, rimette muso su. Rimette muso su perché la velocità aumenta e quindi la portanza aumenta e l'aereo di nuovo riprende a salire. E controllo con il motore il variometro. Questa è una cosa che non facciamo sugli aerei di linea. Cioè, non l'abbiamo visto fare sugli aerei di linea, ma anche gli aerei di linea rispondono a queste leggi della fisica, solo che avendo l'ala freccia e con una serie di altri discorsi, questo effetto è molto molto indebolito, se vogliamo, no? Però voi potete controllare, cioè immaginate che si blocchi l'equilibratore, no? Vi si blocca l'equilibratore, come fate? Siete spacciati? No, semplicemente ignoriamo un attimo la pista, ora andiamo all'atterraggio, vi faccio vedere questo. Ora stiamo salendo. Dice, vabbè, ma io voglio scendere, riduco un po' il motore, non tocco niente, vi giuro, ho la mano fuori dal joystick. Riduco il motore e vedete l'aereo inizia a scendere. Con il motore controllo, ecco qui, tipo 500 piedi al minuto, tolgo un altro pochino e l'aereo da solo, vedete, fa lui, fa da sé. E tra l'altro, se si bloccano anche gli alettoni, posso usare il timone per virare. Se io il timone lo tengo di lato, vedete l'aereo dopo un po' sbanca. Questo è il rollio indotto, poi lo vedremo anche questo. Quindi non c'è da impazzire, strattonare l'aereo, fare queste cose, perché non, no, sempre molto gentili e usate il motore per controllare anche la vostra salita, la vostra discesa. Ora, vabbè, ora abbiamo perso quota. Ma diciamo che risaliamo, facciamo un'orbita a destra e risaliamo a quota circuito. Cos'è la quota circuito? È la quota dell'aeroporto più 1000 piedi, quindi Pescara è circa 50 piedi sul livello del mare, diciamo 1100, abbondate sempre. Ora 1100 livelliamo, come livelliamo? Con motore, ovviamente. Non vado a ritrimmare l'aereo, io voglio volare a 100 nodi, però non voglio né salire né scendere, quindi il mio settaggio di potenza lo vado a trovare, ovviamente con l'esperienza lo troverete a colpo d'occhio, lo vado a trovare così, vedete l'aereo è in virata, con un pelino di motore in più perché siamo in virata ovviamente, quindi la portanza è minore, e vola da Dio. Se vogliamo rallentare, allora togliamo il motore innanzitutto per rallentare e iniziamo con il trim e con l'equilibratore a tirare un po' sul muso. Se trimmiamo in su, la nuova velocità di stabilità diventa più bassa. Se trimmiamo in giù, la nuova velocità di stabilità, passatemi questo termine, diventa più alta. Quindi è tutto un gioco di trim e motore. Cloche, quindi elevatore e motore. E così via. Quindi adesso siamo a quota circuito. Che facciamo? Ci inseriamo in una base destra molto lunga. Per pista 2-2, vedete la pista, visualizzate la pista, non guardate gli strumenti, guardate la pista. La base è questo segmento a 90 gradi. Configuriamo l'aereo per l'atterraggio, quindi siamo in arco bianco, poi vedremo che cos'è l'arco bianco. Sì, è la velocità in cui possiamo, il range di velocità in cui noi possiamo estendere i flap, quindi
flap a 10, vedete che l'aereo tende a mettere sul muso, perché? Perché i flap ovviamente aumentano la portanza, aumentano il CL, vabbè. Comunque, vedete la pista, iniziamo a virare per entrare in finale con i flap già a 10, mettiamo a 20 e rallentiamo. Puntiamo ad atterrare intorno ai 65 nodi, ecco la pista. Non c'è bisogno di allinearsi da Dubrovnik, insomma, non c'è necessità. Si può utilizzare il Papi perché ovviamente è un ausilio che c'è e quindi perché no, però quello che aiuta nel volo visuale inizialmente è la forma della pista. Vi farò vedere nelle prossime volte se sei troppo alto come si vede la pista e se sei troppo basso come non si vede la pista. Ora stiamo andando bene, voglio rallentare ulteriormente, quindi io prevedo già un crash landing perché non ho la minima sensibilità su questo aereo, però faccio del mio meglio. Vedete che la bassa velocità ci perdona più o meno ogni errore. Adesso che cosa dobbiamo fare? Trimmiamo l'aereo per i 65 nodi, quindi in modo tale che voli a 65 nodi. Ecco, tipo così, 70 va bene, e controlliamo il variometro con il motore. Quindi ci vediamo un po' bassi, fermo restando che nella realtà questi due palazzi qua non stanno, però comunque ci vediamo bassi, aumentiamo un po' il motore, vedete il variometro si riduce. Siamo un po' alti, togliamo un po' di motore, vedete l'aereo sprofonda. È fantastico. Quindi voi controllate il variometro con il motore su questi aerei piccolini e tenete d'occhio la pista senza ILS, senza niente. Vedete adesso io sto contrastando l'aereo perché c'è troppo motore, ma se io lo vado a togliere, l'aereo scende, eccolo qui. Quindi troverete un parametro di motore per scendere a una determinata velocità, un determinato settaggio di flap, e porterete giù l'aereo il meglio che potete. Ora, come funziona la flare in questi aerei piccolini? Diciamo è molto più vicina alla pista rispetto agli aerei grandi. Potete puntare al pettine, non c'è bisogno di atterrare nella touchdown zone, cioè che cavolo, siete un Cessna. E quindi potete atterrare anche sul numero se vi va. L'importante è che atterrate nella pista, questo è importante. E cosa fate? State col motore dentro, vi avvicinate col motore dentro fino proprio alle ultime fasi e poi togliete il motore e l'aereo si siede praticamente sulla pista. Vediamo? Così, abbassate, togliete motore. Beh, dai, pensavo peggio. Ecco, l'atterraggio viene dolce. Ora togliete i flap, perché così riducete la portanza e il peso si scarica sulle ruote, quindi avete un maggior controllo direzionale e anche una frenata. Io non sto frenando, sto lasciando scorrere l'aereo, però come potete vedere questo è tutto, quindi è molto molto gentile e molto più, diciamo, curioso atterrare con questi aerei rispetto se avete pilotato solo aerei molto grossi. Questi sono veramente divertenti, cioè credetemi, nella realtà vabbè è uno spasso, però nel simulatore ugualmente, secondo me, perché è curioso. Ok, quindi abbiamo visto insomma i primi rudimenti e veramente le basi. La prossima volta andremo avanti, inizieremo a vedere salite, discese, quindi metteremo un po' di carne al fuoco. Siamo decollati col trasponder spento, sì, senza fare cose particolari. Ho detto oggi proprio volo di ambientamento, quindi chi se ne frega, lasciamo tutto stare. E adesso, siccome questo aereo è una cosa fantastica, siccome questo aereo ha una cosa fantastica, cioè lui salva l'ultima cosa che avete fatto come guasti, come consumo di carburante, olio, quindi tutti i pulsanti, le frequenze, salva tutto, è fantastico perché insomma potete. Cioè, noi quando lo riprenderemo la prossima volta, non so ancora quando, però spero in questa settimana di fare sia un altro episodio del 737 e sia un altro di questa serie che secondo me. Ah, ditemi se vi piace o no, ovviamente, cioè scrivetemelo perché io non ho idea se vi stia piacendo, se vi piaccia oppure fa schifo e niente, è una cosa noiosa. Però io, questa è una cosa curiosa, credetemi. E vi voglio far vedere un'altra cosa. Vedete adesso il direzionale che punta a sud? Se guardiamo la bussola, vedete, si è sfasato di un po', anche se togliamo la parallasse, vi faccio vedere, vedete? Si è sfasato di un po', perché? Perché il giroscopio rimane allineato con un punto fisso dell'universo, ma nel frattempo la Terra gira sotto. Poi il direzionale ha tutti i suoi problemi, quindi ha
non solo direzionale, anche l'indicatore d'assetto, ma quello viene corretto dal dispositivo di erezione, quindi non ha nessun tipo di difetto, perlomeno non così palese, ma il direzionale, per via di piccoli errori acquisiti, ce ne sono un sacco, si sballa. Quindi noi ogni tot dobbiamo assicurarci di riallineare il direzionale, se no si sballa e non è affidabile. Bellissima serie. Ah, replay, volete vedere il replay? Giusto, mettiamo pausa un attimo, andiamo. Quindi replay sarà tipo 3 minuti fa, qualcosa in più. Allora, un attimo solo, che sto configurando. Metto pausa. Eccolo qui. Da fuori, sì. Penso che vogliate vederlo da fuori. Che figo. E poi gira tutto più liscio con questo aereo. Cioè, è molto, molto, molto più fluido il simulatore perché ha meno cose da fare. Bello, stupendo, grazie, veramente, sono contento che vi piaccia perché è una serie che mi avete chiesto tante volte, però come vedete c'è bisogno di un po' di tempo per preparare tutto. E sono due mondi, sono la stessa medaglia a due facce, cioè è sempre volo, le cose di uno si portano, si possono tecnicamente portare anche nell'altro, ma mi avete detto che questo è più stabile, ok? Le cose di uno si possono portare anche nel mondo dell'altro e viceversa, quindi è fantastico. È veramente, veramente bello questo del VFR. Poi quando inizieremo a fare cose, non avete visto niente, credetemi, molto, c'è molto, molto di più. Eccolo, un po'. Avrò fatto l'inglese come mio solito. Vediamo, l'atterraggio non è stato malissimo. Ecco, vedete, non c'è una vera e propria flare, c'è un livellamento, poi si toglie motore. Bam! Sono atterrato sul ruotino davanti praticamente, quindi bisogna aumentare un po' di più la flare. Però sì, un po' inglese questo atterraggio, sempre a sinistra, però vedete qui sto ritornando in Europa, ecco qui ora sono in Europa. E niente, però dai, non male, non male, mi aspettavo un crash landing sinceramente perché è la seconda volta che atterro con questo aereo nel simulatore, quindi mi aspettavo molto molto peggio. E nulla, quindi come vedete, ripeto, sono due cose diverse, però comunque complementari, secondo me. Adesso lo portiamo al parcheggio. Sì, ci sono aerei glass cockpit, però voglio evitarli perché voglio farvi vedere che anche con le lancette, cioè con le lancette ci si diverte un sacco. E poi, secondo me, che ne dica qualcuno, è anche più formativo, cioè se voli con le lancette, puoi volare con le lancette e col glass cockpit. Un domani per la linea. Se voli col glass cockpit ti perdi una parte del volo che non è da sottovalutare, cioè le lancette, gli indicatori analogici, che sembrano vecchi e molti dicono no, ma io voglio pilotare l'aereo figo, l'aereo moderno. D'accordo, siamo d'accordo, ma se tu impari a volare su questi, il glass cockpit è poi un sogno, diciamo, è una cosa molto, molto semplice da interiorizzare poi dopo, cioè una cosa non esclude l'altra, però imparare con le lancette, vedete, è curioso, è curioso, non so se vi dà le stesse emozioni. Come ci si fa ad allineare alla pista? Ve lo insegnerò, cioè utilizzate un riferimento, tipo adesso io so di stare su questa linea, sulla linea gialla, e so di avere il ruotino adesso al centro. Verifichiamo? Sì, beh dai, per lo più. Dovete farvi un po' l'occhio con dei riferimenti, quindi tipo, non so, vedo questa stecchina, che poi non so cosa sia. Vediamo che cos'è. Ah, sono le bocchette dell'aria. Quella stecchina, se la metti al centro, vedi, tipo così, se rulli con la linea gialla o la pista lì al centro, praticamente, ecco, puoi verificare che siamo al centro, sì, vedi, è abbastanza accurata. Iniziamo a spegnere le cose che non ci servono, quindi vabbè, ovviamente il transponder, l'ADF non ci serve più, le nav non ci servono, naturalmente anche le landing e le taxi. Ah, perché le landing e le taxi al decollo? Perché potete utilizzare le taxi per rendervi un po' più visibili mentre siete in circuito, anche se siete decollati, perché nell'aviazione generale
Non è una regola, poi ogni scuola di volo, ogni aeroclub, insomma, dove andate a noleggiare l'aereo, ha le proprie regole, però le luci di atterraggio di solito si spengono quando si chiudono i flap, quindi è flap, luci di atterraggio, settaggio per la salita. Quindi c'è questa cosa abbastanza semplice. E quindi vi rimangono le luci taxi che vi rendono un po' più visibili. Quando poi uscite dal circuito spegnete anche quelle. Ovviamente spegniamo anche le strobo. E ricordatevi anche un'altra cosa, ora parcheggio qui, l'avionica spegnetela sempre prima di spegnere il motore, perché nella realtà le radio potrebbero danneggiarsi per le spike che si generano quando si spegne il motore, che non si spegne dalla chiave come la macchina, ma come vedrete si spegne dalla miscela, perché la chiave controlla i magneti, ma la miscela controlla il carburante, quindi noi vogliamo togliergli il carburante. Ok, siamo qui fermi. Scusate per le frenate, ma non ho possibilità di dosare il freno, o lo metto o non lo metto purtroppo il joystick. Quindi, freno di parcheggio inserito, vediamo le checklist che cosa ci dicono. Landing, after landing, ok, secure the engine, quindi secure airplane. Il freno di parcheggio on, cioè messo, idle, la manetta tutta indietro. Spegniamo le radio, ta 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 ta. L'autopilota non ha un pulsante di spegnimento da quello che ho visto. Spegniamo le COM, ok, tutto spento, avionica spenta, quindi spegne, ci assicuriamo che sia tutto spento, e poi molto semplice, tiriamo indietro la miscela, quindi togliamo carburante all'aereo, al motore, e il motore si spegne. Benissimo, fatto questo, adesso spegniamo alternatore e batteria e poi giriamo la chiave e la tiriamo via. Perché non si, così chiudiamo questa live? Perché non si spegne dalla chiave? Perché il motore si spegnerebbe. Però nei cilindri rimarrebbe il carburante. Ora, che succede? Immaginiamo questo scenario. Avete spento l'aereo girando la chiave e poi tirando indietro la miscela. Nei cilindri c'è aria e carburante, tutto quello che serve per far funzionare il motore. Ora, voi tirate via la chiave. La portate, insomma, dove sta di solito, e l'aereo viene preso dal prossimo. Il prossimo che fa? Magari è un tipo un po' sbadato, perché gli incidenti non avvengono mai da soli, dovete sempre mettere insieme le cose. Che fa questo qui? Mette la chiave e casualmente la lascia sul magnete R. Vedete, non è tanta la differenza, la mette sul magnete R, non se ne accorge. Va fuori, va a farsi il giro dei controlli, arriva all'elica e ovviamente tocca l'elica perché c'è un controllo, soprattutto al passo variabile, si tocca la radice dell'elica e per errore gli dà, cioè non per errore, si appoggia all'elica e gli dà una minima rotazione. Ora ricordatevi che i magneti, come vedremo, sono collegati all'elica e i magneti se girano generano la corrente per la scintilla, ma nei pistoni, nei cilindri c'è aria e carburante, c'è la scintilla, c'è tutto. Il motore parte, ovviamente si spegne subito dopo, però immaginate che l'elica per qualche istante parte. E se vi arriva un'elica, vi fa molto male, ve lo posso garantire, vi fa molto 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 male. Quindi è imperativo spegnere il motore tirando la miscela in modo tale che gli togli il carburante e poi gli togli anche i magneti. Metti a terra i magneti in modo tale che siano inoffensivi. Perché tre cose danno la possibilità a un incendio di svilupparsi: carburante, ossigeno e una scintilla, una fonte di energia. Carburante e ossigeno ci sono già, glieli abbiamo lasciati. La scintilla c'è. Quindi sempre tirare la miscela e poi spegnere l'aereo. Cioè, quando il motore si è spento, chiudere con la chiave. Anche perché poi si fa un controllo in realtà. Dai, ve lo faccio vedere molto rapidamente. Allora, batteria on, miscela tutta avanti. Questo è l'avviamento a caldo. Ok, motore partito. Quando praticamente voi portate l'aereo, siete qui, siamo arrivati, diciamo che siamo nella condizione di prima, no? Tutto perfetto, ok. Voi dovete fare questo controllo, non so se lo riesco a fare abbastanza velocemente, mettere su off e poi su left, cioè e poi su both nuovamente le chiavi. Questo che cosa fa? Praticamente i magneti com'è che vengono resi inoffensivi? Quando noi mettiamo su off, la scintilla si scarica a massa. Praticamente quando io metto su off si chiude un interruttore che mette a massa la candela, il circuito di distribuzione. In questo modo, quando praticamente io metto la chiave su off, la scintilla non può avvenire perché si scarica
diciamo nel magnete, passatemi questo termine, cioè non si scarica nel cilindro, ma si scarica nel magnete. Per cui se io voglio verificare che questo interruttore effettivamente si chiuda, quando sono arrivato al parcheggio, come gesto, diciamo, di goodwill, diciamo, per il prossimo che prende l'aereo, che potrei essere anch'io, verifico che la massa dei magneti funzioni. E come si fa? Si porta rapidamente la chiave su off e poi di nuovo su off, verificando che il motore accenni a spegnersi. Non lo spegniamo, deve fare tipo un singhiozzo, diciamo così, vediamo se riesco. Ecco, esatto, non so se avete sentito il rumore, cioè, il motore fa e si riprende. Ok, perfetto, questo significa che la massa dei magneti funziona, quindi gli stiamo togliendo il carburante e l'aria. Siamo sicuri che quando questo è su off gli togliamo anche la corrente, la scintilla, e di conseguenza l'aereo adesso è in sicurezza. Usciamo e andiamo a firmare la prima scheda del volo. Quindi, Garzo, ho spiegato prima cosa succede se spegni prima la chiave e poi tiri la miscela, cioè rimane carburante e aria nel cilindro. Comunque, l'ho spiegato bene per prima. Quindi, questa era l'introduzione. La prossima volta andremo un po' più avanti e quindi inizieremo a vedere cose. Spero che sia stato interessante. Io sono contento, sinceramente, sono veramente contento per questa live di oggi. Sono anche un po' gasato perché è strano vedere un aereo piccolo nel simulatore per me. Insomma, è un po' un ritorno alle origini, quindi molto molto bello. A me è piaciuto tanto e sono desideroso di fare altre cose. Una cosa non esclude l'altra, come avete visto. Quindi vi ringrazio per essere stati qui con me stasera. Vi do appuntamento alla prossima live. Se non vi siete iscritti al canale, iscrivetevi. Oggi abbiamo superato i 112.000 iscritti, tra l'altro. Quindi anche grazie a voi. Mettete mi piace al video in modo tale che l'algoritmo di YouTube lo porti a conoscenza di qualcun altro. E ovviamente seguitemi sul canale di Telegram dove pubblico gli aggiornamenti volta per volta di tutte queste belle cose. Quindi se avete Telegram, trovate il link in descrizione, potete entrare. Poi se volete anche, questo mi è stato chiesto di dire, nel senso che il canale è il mio, però qualcuno mi ha detto ma dillo ogni tanto, beh ok, perché no, se volete anche sostenere il canale in qualche maniera potete, se lo desiderate, fare una donazione oppure acquistare. Io preferirei in questo modo perché almeno vi rimane qualcosa di bello. Una delle magliette che trovate nello store di Teespring del canale, che trovate giù nel video. E quindi, insomma, se volete potete contribuire in questo modo. Come sempre, vi ringrazio, vi do appuntamento al prossimo episodio e vi auguro una buona serata. Grazie ancora per essere stati con me. A presto.